Bentornati a SOS Arezzo TV, buonasera Beppe Marconi. Ciao Fabio. Allora, siamo qui al... Al freddo. Un'altra volta. Lo sai che sono cagionevole di salute, no? Quando stiamo girando questo SOS, tira un po' di vento, però pazienza, insomma. Vabbè. Però volevo dirti che siamo qui, come vedi, di nuovo all'area Exevole, perché forse... Ma ci dico, sono delle novità. Forse ci sono delle novità. Ci siamo. Perché sembra che finalmente si faccia qualcosa. Sembra di sì, almeno da quanto... Questa volta non l'ha annunciato un politico, che sai, sono sempre da prendere con le molle, perché curano i loro interessi e basta. Questa volta invece l'ha detto proprio il proprietario dell'area. Quindi a questo punto qui penso che la notizia abbia un fondamento, per cui si vedrà fra poco, speriamo, La demolizione di questo... E quello che ci verrà fatto, si parla di un mega supermercato. Si è parlato di un supermercato della Lidl, ma basta, cioè solo, perché di solito i supermercati della Lidl non sono giganteschi, no? Sai che sono discount che occupano una piccola parte. Là, l'area dove c'era lo spaccio è stata già venduta la Carrara, e quindi diciamo che l'area là sicuramente verrà... Sì, però qui è grande, solo la Lidl. Qui è enorme, qui è enorme. Può essere solo la Lidl. Sicuramente ci sarà attorno alla Lidl un po' l'attrazione, speriamo, vediamo un po' cosa... ci verrà fuori. Ok, è vero che questo marchio non c'è in città, cosa strana, perché c'è in tutte le città, c'è in provincia, c'è in Valdarno, c'è a Bibbiena, a Cesa c'è il magazzino, però sarebbe un altro supermercato. Sì. Perché anche Esselunga, la seconda qui non ce l'ha fatta poi. Vabbè, d'altronde Esselunga non ce l'ha fatta, ce la fa un'altra catena. Perché c'era già. Quindi era illogico che la Esselunga, vista anche i momenti come sono adesso di recessione, rapisse un altro punto vendita. La Lidl sicuramente ad Arezzo non c'è, gli serve entrare nel mercato della città e quindi farà il suo supermercato e le sue battaglie commerciali per entrare appunto nella città stessa. Allora, sicuramente è una buona notizia. Tra l'altro ricordiamo quel consiglio comunale Fiume della precedente consigliatura per decidere, no, di fare, ecco, quello che sarebbe stato, insomma, di questa area. Poi però di quel piano, come anche di quello seguente, non se ne fece niente, perché poi ci sono state tante rinunce. No, lo sa benissimo, infatti. Per prima si diceva la Esselunga rinunciò, quindi l'Esselunga era un punto cardine per poter fare l'operazione, rinunciando lei si sono fermati un po' tutti. Ora vediamo un po' cosa succederà, sicuramente insieme alla Lidl verrà qualcos'altro, però io temo che, spero che tutta l'area non venga utilizzata, perché sarebbe enorme tutta l'area della ex Lebole. Sicuramente anche un bel pezzo ad area verde mi sembrerebbe che fosse logico ed opportuno poterlo fare. Quindi una specie di parco, dici? Piccolo parco, visto che è grandissima, non so, perché noi vediamo soltanto la parte davanti lungo la strada, ma di dietro sono tutti i capannoni che saranno una marea di metri cubi, e io penso che tutti sicuramente non verranno riutilizzati, visti anche i momenti che sono adesso. Eh sì, sarà difficile disciplinarlo. Esatto. Comunque, speriamo davvero, al di là di quale, ormai a questo punto, qualunque cosa ci facciano è sempre meglio di questo obbrobrio, purtroppo. Visto che è il biglietto da visita d'ingresso nella città, quindi sarebbe opportuno. Per colpa dei soliti che all'epoca... Per colpa di chi? Quella di Zucchero. Che all'epoca fecero perdere ad Arezzo un treno che non tornerà mai più. Esatto. Dell'outlet. Sì, diciamo per colpa di chi, se c'era l'outlet ad Arezzo, ma sai, le corporazioni non vollero e si accanirono contro questa proposta, e le corporazioni hanno avuto torto, perché l'outlet è stato fatto comunque non nel comune d'Arezzo, ma in un altro comune, funziona, e quindi di conseguenza il mercato è stato quello che è stato e ha dato ragione a coloro che volevano aprire l'outlet. Che tra l'altro avrebbero avuto, anche dei negozianti avrebbero avuto qui degli spazi. Degli spazi, esatto. Quindi, poi sono quelle stesse corporazioni che forse poi si lamentano che chiudono i negozi, si lamentano sa, tante cose. Si diceva cose. Il centro storico si popola, dopo non c'è più niente del centro storico. Beh, vedi, siamo in un regime di libera concorrenza. Pensi che la gente che veniva qui poi non fa, come è successo a Fogliano della Chiana, che non, con tutto il rispetto ovviamente per Fogliano, non può avere le bellezze che Arezzo, cioè se si è ripopolato Fogliano che lo vanno a visitare, pensa cosa poteva succedere ad Arezzo, l'indotto che avrebbe portato l'outlet. Dicevo, siamo in un regime di libera concorrenza, quindi di conseguenza i commercianti del centro storico e della parte vecchia della città, nel caso in cui
ci fosse anche qui un outlet, si dovrebbe andare da fare affinché la gente vada nei loro negozi e non vada all'outlet. Sì. Bene, speriamo davvero di vedere qualche ruspa presto, che qui comincia a sistemare le cose, e dalla Galebole ci vediamo domani. Ciao.